Prego, consigliere Cerone. Grazie Presidente, discuto con l'auto di fatico, probabilmente che è segno di stanchezza, ma penso che ben più si potrebbe vergognare di leggere cose o comprendere anche quello che legge, perché da quanto ho letto nel decreto di fallimento, e pregherei anche Angelo che sta facendo riprese di vedere proprie, non si parla del fallimento della società Tuscolania, che è così. Ho detto società Coppela, anche la Tuscolania aveva, non stava pagando gli stipendi. Consigliere Fiasco, per favore, faccia intervenire il suo. Ecco, quindi non si parlava di un fallimento in quel decreto di fallimento della società Tuscolania, così come anticipato a parole dal consigliere Fiasco, bensì si parlava di un fallimento della costruzione. Quindi bisogna fare un po' di chiarezza, non si possono sparare sigle a caso e cose a caso, perché sono tematiche importanti, sono tematiche delicate. Il consorzio che ha vinto, che è stato affidatario del bando, è il consorzio cooperative costruzioni. La società che fallita non è il consorzio cooperative costruzioni, ma la co-costruzione. Quindi attualmente chi è stato affidato al bando non è fallito e anzi ha garantito, se non erro, ha garantito il proseguimento dell'opera. E per quanto riguarda invece i dati, Presidente, per quanto riguarda i dati, e io amo affidarmi a dati oggettivi, perché i dati oggettivi sono misurabili e controvertibili, qui i discorsi sono chiari. Dai banchi della minoranza c'era stato detto che non sarebbe stato finito il primo lotto, il primo lotto è finito e questo è un fatto. E hanno detto che avremmo avuto il recupero delle tasse e che la tasse non sarebbero trovato allocazione all'interno dei blocchi. Le tasse vengono traslate e questo è un fatto. Quindi io non lo so. Dipende dalla rete, come dice il tecnico. Però adesso l'elevatore di cazzate. Per quanto riguarda la moralità del bando, ma questo non rientra, credo, nei compiti della sua amministrazione. Ti passa di quest'altro lì, no? Ok. Per quanto riguarda invece la validità, la qualità, se poteva essere un bando migliore, un bando più peggiore, se dovevamo essere consenzienti a questo bando, no, queste sono pure intenzioni prive di qualsiasi. €40.000 lo streaming non si vede, l'impianto non funziona. Grazie. Prego.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda invece la verità, la qualità del bando, queste sono chiacchiere che non ci interessano, perché noi il bando l'abbiamo provato, quindi non eravamo in qualche modo indicati a ragionare sulla verità di qualcosa che è già un dato di fatto, già un dato acquisito. Dovevamo soltanto cercare di portare a termine quello, nel miglior modo possibile, quello che ho detto. Per quanto riguarda gli operai che non hanno ricevuto lo stipendio per diversi mesi, questo certamente non può che rattristarci umanamente. Va anche detto che questi rapporti rientrano tra società private, tra società mandataria, adesso liquidazione e società subappaltatrice, dove il comune può avere ben poche responsabilità su quelli che sono i rapporti tra enti, tra soggetti privati. Speriamo soltanto che il liquidatore svolga più presto il suo mandato per andare a ricompensare tutte le persone che in qualche modo fino al momento hanno avuto difficoltà da queste problematiche che si sono avvicendate nel tempo. Era giusto per fare un po' di chiarezza sulle modalità, insomma, che quello che era stato illustrato non era assolutamente corretto. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Cerroni, ha chiesto la parola l'assessore Cappello. C'era prima il consigliere Terroni, mi ha saltato poi il collegamento. Prego.